Stamattina. E qui bisogna che sta storia finisce. E io ci metto una daiola. Insomma, quante volte te devo dire che non devi forzare le cassette delle lettere, eh? Forzare? Ma che forzare? E non esageriamo adesso, capirai? Non ci vuoi niente aprirle. E poi io apro solo quella del questore. Ecco, appunto, è proprio la più pericolosa. Ma te rendi conto che se qualcuno se ne accorge a me mi trasferisco una Regina Celi? Eh? E non certo a far portiere! Sta calmo, papà, sta calmo. Ma lo sai che io mi alleno solo per diventare una brava poliziotta, no? S'allena? No! Tu lo fai per diventare una brava ladra, ecco. Ma se posso fare a te che te ne frega... Insomma, perché tu non te fai le cose tue? Io non so. Scusa, papà, Sì. Ma nella posta di un vice questore... Sì. Ci potrebbe essere qualcosa di molto urgente che va segnalato subito, no? No. Ah, no? No, ne... Ecco, la posta ce l'ho messa io, capito? Tu te reclami la solita lettera dell'orfanotrofio di Sant'Antonio. Ah, papà, e me fa specie. Ma chi non ce lo sa che l'80% dei delinquenti sono orfanelli proprio perché hanno ammazzato il padre alla madre? Padre te TM perché io a questa la strozzo. Io non la faccio diventare nemmeno orfanella, eh? E mondo vai. A consegna la posta, no? No! Oh, papà, ma non devi far così, se t'arrabbi devi al coccolone. Ormai c'hai in età. Oddio mio Dio, che mi doveva capitare a me, una figlia innamorata della squadra mobile. Ah, bella di mattina, sicura scopatina. Ah, dottore, non di stronzate, c'è il dottore? Ma sì, vieni, vieni, entra. Però devi avere un minutino di pazienza, che papà ha delle visite. A quest'ora? È un incontro segreto. Un pezzo grossissimo. Ah, sì? Sì. Guarda che se non la smetti, il pezzo grosso te lo faccio sentire io! Il pezzo grosso ti sta già sentendo. Oh, me la vuoi smettere? No, che non la smetto, cioè sì, la smetto solo se mi dai un bacio. Dai, dammelo. No. Sì. Oh! Dì un po', ma tu a quest'ora non dovresti stare all'ospedale coi tuoi malati? Ma quelli aspettano, mica vanno via. Ah, è così che consideri la tua professione. Una vera missione. La mia vera missione... un'altra. Beh? Urca! Alberto, chi c'è, Bela? So io, dottor. So Gianna. C'è la sua posta. Ma mio figlio è ancora lì? Stavo uscendo, papà. Ecco, bravo, vai! E smetti di lasciare le tue impronte digitali sul culo di Gianna. Continuiamo domattina. Ci facciamo il secondo round. Ciao. Sorbole. Avanti. Vieni, cara, vieni. Entra pure. È permesso? Scusa un momentino. Chi l'ha ridotta così è un autentico massacratore.
una testa si spacca con un colpo secco. Quello invece l'ha ridotta come una marmellata. Il cervello era tutto spappolato. Sì, va bene, ma le consiglio di scoprire chi è stato. Nel suo interesse. Buongiorno. Oh, allora hai portato la posta. Brava la mia Gianna, brava, grazie. Gli posso dire una cosa? Io la invidio, dottor. Perché? Lei è fortunato, lei vive sempre in questi spaventosi fatti di sangue. Ma quali fatti di sangue? E come? Quello che ha la testa spaccata è morto. Quando è successo? La testa spaccata? La telefonata! Mo che fatti di sangue, figlia mia? Stavo parlando con il macellaio. Questi assassini non sanno nemmeno tagliare una testina di agnello. L'agnellino. E io pensavo che era uno che l'avevano trovato. Ma tu sei proprio fissata con queste cose. Beh, gli avevo detto, no, che ho la vocazione delle indagini. È per questo che voglio entrare nella polizia. Io la mia regolare domanda l'ho fatta. E però, se non c'è una spintrella... E a te che non te la darebbe una spintrella, figuriamoci. Mo dico, una bella ragazzuola come te, come gli viene in mente di fare la poliziotta? E che c'entra, dottor? Anche lei è un bell'uomo, no? Eppure, sta nella polizia. Tu sei una bella furba. Comunque, stai tranquilla. Quando sarà il momento, la tua spintarella l'avrai di sicuro. Te lo prometto. Eh no, porca miseria, ma come si fa a campare così, pure nelle pentole? Ecco, guarda qua, la morta tagliata a fette. Senti quest'altro. L'assassino nel gabinetto del feribot. Sinfonia funebre. Non aprite la porta. Chiudi la finestra. Questo deve essere molto bello. No, dico chiudi la finestra che sento freddo. Comandi. Oh, il cappello ce l'ho, ma mica so generale. Abitudine. Qua mi pare di essere finito in questura. No, io vorrei sapere che gli ha presa a questa. Si è messa in testa di fare la poliziotta come se fosse una cogliona qualsiasi. Esclusi i presenti, se capisci. Ma tu invece ti muovi la testa come il cane di pezza dietro le macchine, perché non la scoraggi, scusa? Perché poi, quando te la sposi, su affari tua, capito? Ma diolo, che è un mestiere duro, senza soddisfazioni, pericoloso, faticoso. Certo che a vedere te tanto faticoso mica deve essere. Momento, prego. Prego. Io sto dentro nel corpo per via del tuffo. De che? Del tuffo. Insomma, sono il Di Biasi della situazione. Ha presente il camione del... Si guarda che qui l'acqua non c'è sta, sa? Comunque io ce lo tengo tenuto detto tante volte alla suddetta. E lo sapete che cosa mi ha DR? Che è il DR? Ha diarrea? No, sarebbe come una formula di sintesi che tiene a significare che, insomma, vuol dire a domanda risponde. Ah. E lo sapete che cosa mi risponde la prevenuta? Che ti risponde? Che sono pusillanime, moscio e poco indaccato al dovere. Solo questo t'ha detto? È stata pure buona, sa? Oh, ma che ci stai a fare qui? Come che ci faccio? Ho finito prima il servizio e da pacetto. E sono venuta a fare il prelevamento di te medesima per scortarti dentro nel cinematografo. Bravo! Però andiamo a vedere un film poliziesco, eh? Con bel poliziotto gagliardo, mica uno moscio come te. Che vi era tenuto detto? Ciao, pa. Ciao. Che passa il convento stasera? Stasera? Broccoli. Ah. Fermo, Calaga! Circondate il bosco! Voi due, con me! Attenti, braccatelo! Fermo! No, non sparate! Lo voglio vivo! E mo basta, Mi pare Gallino. E chi sarebbe questo Gallino? Un flirt della tua fanciullezza? Dio mio, Artù, quanto sei ignorante. Galì era orientale e ci aveva tante mani, proprio come te. E tu quando lo tieni conosciuta? Aridaglie. Jack, che vuoi da me, Jack? Lo sai che cosa voglio. Jack! Passerotto mio. Tu mi hai messo le manette dentro nel cuore. Tu mi hai provocato un intralcio nella circolazione del traffico. Del sangue. Calmati. Ma quello è il sangue mio, quello è caldo. Sì. Quello bolle. Calmati. Sì. Quello viene su. Sì. Senti come viene su. Sì. 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 L'ha ammazzato. Chi? Lui. Hai fatto la fine che meritavi. Che te guardi, brutto porcone d'un guardone allupato? Guarda lo schermo che sta da quella parte. Silenzio! E falla finita, zozzone! Hanno ragione. Queste cose nel cinematografo non si devono fare. Ah, sì?
E allora ti dispiacerebbe levasta mano dal culo? Momento, prego. Questa è la mano della legge che ti protegge. Sì, addio. Gianna! 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 Oh, e chi è sta cacciara, eh? Questo è il palazzo serio, sa? Che vuoi la Gianna? Mi devi dare un bacione grosso così. Sì, io te faccio un coso così, guarda questo, guarda. E tu che... poi scommette che mo da, eh? Ho apposta la ritiro io, La po... È il Ministero dell'Interno! La SV Gianna Migucci è pregata di presentarsi all'ufficio reclutamento alle ore 8:30 del 23 corrente! Ah, papà! Il 23 è domani! È domani! Oh, mi fai cadere, aspetta! Grazie! Oh, Alba, che fai? Bussali! Se non sa che scala! Puttana! Sgallettata! Battone in divisa! Serva dei padroni! Fascista! Comunista! Zozzona! Sottosviluppata! Chi io? Guarda che a me tutto mi si può dire, meno che questo! Silenzio! Tutte le parole che avete sentito ve le ripeteranno spesso nel corso della vostra attività, quando sarete diventate delle vere poliziotte. Va buono, basta così! Seconda squadra! Terzo plotone! 15 presenti più uno! Attenti! Riposo, riposo. Ma chi è? Un travestito? È la comandante. Ah, è una donna. Ammazza, che fisico. Dai, forza, aspettala! Silenzio! A posto. Coraggio, altre due. Ecco, tu Bianchini e tu Amicucci. Voglio rendermi conto del vostro grado di preparazione e soprattutto dell'aggressività e del vostro istinto difensivo. Saluto. Pronte! Oh, e mi sto strappando la manica! E molla! Oh. Eh no, questo è scorretto! Non è carino prendere a calci il proprio avversario! Oh, e questa costa 20.000, sa! Ma no, ferma! Ma che fai? Mozzichi! Beh, è l'istinto difensivo, no? Il campo di dire è quello! Dunque, ragazzo, fate attenzione. Quello che avete in mano sono bombe. Prima di lanciarla, bisogna tirare questa linguetta. Poi farete la rincorsa fino alla striscia bianca segnata sul campo. E li lancerete. Le prime quattro si preparano per il tiro. Pronte? Toglietela sicura. Via! Amicucci! Vaffanculo! Alfredo, quante volte te lo devo dire? Sono esami facili, facilissimi. Bisogna essere proprio minchioni per non essere promossi. Eh sì, questo lo so. Tant'è vero che anche lei l'ha superati, no? Ma vede, dottor, mia figlia è impulsiva, capito? S'appassiona. Infatti, già durante il corso sapesse quante ne ha combinate e non vorrei che fosse un po' malvista. Al Ministero degli Interni sono un po' permalosi, lo sa, dottor Vero? Sì, lo so. Comunque dico, non ti preoccupare. Quando sarà il momento penserò a fare un colpo di telefono a chi so io. Stai tranquillo, non aver paura. Dottor, lei è buono. Ma figurati! Lei è veramente buono, dottor. Ma per la porta del cielo, sì, va bene, vai, d'accordo, ciao. Ma è buono, dottor! Sì, vai. Allora, signorina, le ripeto la domanda. Chi fa le leggi in Italia? Il pa... Il padrino! Ma quale padrino? Il pa... Il padrone della Fiat! Il Parlamento! Mannaggia, lo sapevo, sa? Ma che vuole? L'emozione? Pronto? Sequist, buongiorno, dottore. Sì, sono io. Mi dica. Oh, stia tranquillo, dottore.
Come ha detto che si chiama? Gianna Amicucci? Prendo nota, sì. Per carità, a dovere. Buongiorno, dottore. Ossequio alla signora. Non mi dica che Gianna Amicucci è lei. Beh, sì. Rovinato. Complimenti. Bel carattere sua figlia. E che vuole? Ha ripreso dal padre stesso portamento. Ma dove vai? Sta macchina è mia, sai, hai capito? E poi al commissariato ci voglio andare sola, va bene? Gene, senti. Va, prova a andare a lavorare, faticato. Che cosa? Come si mettono una divisa, si mondano la testa. No? Che è successo? Niente. Ecco qua. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Auguri. E che è, festa mia? No, per la macchina. Ah, beh, me l'hanno consegnata finalmente, sì. Quell'altra era proprio arrivata, eh? Eh? Vieni, te la do in consegna. Oh, mi raccomando, perché questa è mia personale, non è della ditta. La penso io, dottore. Bravo. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno, brigadiere. Novità? Abbiamo preso Casciotto e Sfilatino. Oh, meno male, così famo colazione e se ne parla più. No, io parlo di Casciotto e Sfilatino, i due scippatori di Torre Spaccata. Ah, bene, bravi, allora, Poi buongiorno, mi riporti mister. Così, buongiorno, così me li mangio vivi, li mangio. E bravo Casciotto, ci sei, Ma che Casciotto, dottore? Io sono il brigadiere Falchetti. Il brigadiere... Falchetti mio, scusa tanto, abbi pazienza, ma camminai con tutti sti camuffamenti qua, non ci si capisce più niente, con sti Ma insomma, mi pare giusto, io sono libero cittadino e faccio... Ma che sta succedendo qua? Questa è una bomba! Che stiamo a Porta Portese, stiamo? Questo è un commissariato! Tarallo! Ma che cavolo strilli? Ma dottore, mica so io che strillo, è lui, lei capisce? Io non capisco niente! Ma dottore, ragioniamo! Sì, mi mette a ragionare con te, io non ragiono! Lei è il commissario? Sono il commissario! Appunto! Come sarebbe appunto? Sarebbe che lo sconcio, mi hanno arrestato come se fossi un delinquente! Vabbè, ma che è successo? E che è successo? È successo che in questo paese non c'è più vita privata, commissario, non c'è privacy, è tutto un abuso, un soffocamento delle libertà, anche le più innocue! Ah, innocue! Zitto tu, fallo parlare! Venga al sodo. Sì, venga al sodo. Commissario, mi dica lei, quando uno c'ha voglia di fare l'amore, che fa? E che da fa? Lo fa. Ecco, appunto. Ma in Italia, no. Come sarebbe a dire, se uno fa l'amore in Italia, mica può andare in India. E invece sì, secondo lui. Ma... Permette, commissario? Vieni. E che è sta roba? La qui presente è maggiorenne, è nubile. È libera, non è una prostituta. Complimenti. Grazie. E di che si vede occhio? Permette? Se gli capitasse a lei sto scampoletto, insomma, parliamo se chiaro, se gli capitasse in un momento di grippo, lei ci farebbe l'amore.
Beh, certo che c'è. Ma entrambi no! Ma pure entrambi. Entrambi? Entrambi! Beh? Vabbè, beh! Portali dentro. L'hai capito, mo, che entrambi è proibito? Andiamo, va! Ma tu guarda, stile... Entrambi! Su, su, cammina, cammina! Chi aveva ragione, tu? Ma poi come faranno? Ma commissario Antinori? Sì? Sono l'agente Giovanna Amicucci, messa in forza in questo commissariato di zona, signor commissario. Venga, venga, venga nel mio ufficio, s'accomodi. Avanti. Proprio ieri ho ricevuto il fonogramma dove appunto mi annunciavano l'arrivo dell'agente... Cosa? Agente com'è? Agente Amicucci. Ecco, Amicucci. Mi può dare anche del tu, signor commissario? Grazie. Bene, allora qui adesso bisogna farti lavorare, eh? Ah, beh, se è per questo, io ho già cominciato. Brava, bene. Mettiti a sedere. Grazie. Allora, ti hai fatto di bello? Un cittadino in civile ha parcheggiato la macchina in divieto di sosta. È per giunta in curva. Hai capito, in civile e maldestro. Cretino. Cretino e burino. Ma, caro gli costa, eh? Siccome stava in curva, mi sono trovata improvvisamente sta macchina davanti. Ma l'ho tamponata proprio di brutto, sa? E poi ha affibbiato una contravvenzione che non gliela deve levare nessuno, neppure il questore in persona. Brava! Sta fresco, ecco il verbale. E se fossero tutti come te? Ma che scherzi? Dunque, nella mattinata di oggi, eccetera, 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 benissimo. Alle ore, eccetera, 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 benissimo. In sosta vietata, eccetera, 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 benissimo. La macchina targata Roma P56880, benissimo. Che benissimo. Targata P56880? Sì, signore, come da verbale. Come da verbale? E l'hai pure tamponata? Una bella botta. Una bella botta, Ho capito, molti danni? La mia, neanche uno sgraffio. No, dico la mia. La sua. Ah, la mia proprio... Perché è la sua, signor commissario. Senti, agente... Agente com'è? Amicucci. Ecco, senti, Amicucci dei Giaguarucci. Questo verbale, come lo stesso. E il conto nel carrozziere a carico tuo. Capito bene? Oh, alle multe ci pensano i vigili urbani. Noi PS abbiamo altre grane, altre preoccupazioni ben più gravi. Ecco, a proposito di grane, te ne voglio affidare una che pare fatta apposta per te. Ce l'ha scaricata il Ministero del Lavoro. Una cosa molto delicata, pensa un po', si tratta del controllo dei minori che lavorano. Adesso ti faccio passare la pratica dei minori che lavorano, così... E questo campanello non funziona. Questo campanello tarallo! Comandi, commissario. Vieni avanti. È una settimana che ti dico di far riparare il campanello. Il campanello? Questo campanello non suona! Ma veramente, suona. Ha suonato. Strano. Va di là e passa la pratica dei minori che lavorano alla gente Amicucci. Subito. Vai, mi raccomando. Zelo e scrupolosità. Beh, non si preoccupi. Certo che è una bella piega quella dei minori che lavorano. Altro che... Commissario... Sì, è una bella piaga quella dei minorenni che lavorano. Ma è una bella piaga pure quella dei maggiorenni che non fanno un cazzo. C'è nessuno? Stavo indicando pure le donne, poliziotto. Che vuole, signori? Ci risulta che presso di lei lavora un minore di anni 14. Ah, dice un minore? Questa sì che è buona. Guardi che con me i complimenti non attaccano, sa? No, ma quale complimenti? Signori, ma che dice? Qua non lavora nessuno, manco io. Se figuri che io vengo qui solo a piampo d'aria. A noi risulta che qui lavora un minorenne di nome Umberto. Abbiamo delle testimonianze. Ti fida una buona donna. Ah, ho capito. Se vede che hanno visto il figlio di mio cognato che qualche volta mi viene a trova. Sta un po' qui, gioca e se ne va. Ah, sì, eh? Sì, e quello va ancora all'asilo. Vi è qui ogni tanto per farmi compagnia, così, gioca. E adesso che gioco sta a fa? Chi?
Eccolo lì. Annaggia, quante volte gli ho detto, non giocare con sta roba. Non giocare che te fai male, no? Vieni, vieni, fatti vedere da signorina. Non essere timido, su. Questo è Umbertino. Su, saluta. Come si dice a signorina? Buona, è buona forte. Scusi tanto, signorina. Gli pare che ragazzino così piccolo deve parlare così. E questo che c'entra? Io ho detto minorenne, mica minorato. Beh, ma aspetti, no? Ma che se ne va così? Ma che niente, niente, si è offesa. Accidenti, che bella. È sua? Magari, signori. E di chi è? Ma non lo so, è di uno che la lascia qui, è donna guardata. Ah. Ah, a proposito, per ragazzino posso stare tranquillo, allora? Beh, non lo so, io intanto ho preso nota. E dopo staremo a vedere, eh? Allora, Tarallo! Oddio, chi è? Lo sai di chi è la macchina che ho trovato da Robivecchi? Beh, io veramente... Lo sai o non lo sai? Del commissario? No. Del questore? No. Del prefetto? No! Mi ripeta la domanda, per cortesia. Di chi è la macchina trovata da Robivecchi? Oddio, non lo so! Peccato, signor Tarallo, peccato! La macchina è dell'onorevole Mannello. Dell'onorevole Mannello? Ma allora gliel'hanno fregata! Può essere. È proprio quello che andremo a scoprire. Voi telefoniamo. Pronto? Signor Mannello? Sì? Vorrei parlare con l'onorevole, per favore. Sono l'assistente di polizia Gianna Micucci. Meglio io. Ah, sì, dica, io sono la signora dell'onorevole. Ah, e può darmi un'informazione? Sì. Sicuramente lei sarà il torrente. Dica. Signora, le risulta per caso che la macchina di suo marito... Oh, mi scusi, volevo dire dell'onorevole, è stata rubata? No, io non so niente. Forse che sì, forse che no. Bellissima. Ma perché mi fa questa domanda? Perché la sua auto è stata vista in una località sospetta. Nascosta dietro un recinto di rottami in via dei Mirtilli 12. Figlio di bottana! Come dice, signore? No, no! E dicevo al mio pechinese qui che vuole sempre giocare, vuole. Giochiamo, sì. Mi dispiace di averla disturbata, signora. Ma per carità, quale disturbo? Anzi, la devo ringraziare, la devo. Arrivederla, signorina, e grazie. Arrivederla, signora. Rosalia! Caro! Che era, qualche scocciatore? Sì, era la polizia. La polizia? Ah, sicuramente qualche scherzo è, Rosalia. Mi avvisava che un certo signore, porco, fetuso e disonorato... Oggi è pieno di mala persona, Rosalia. Hai ragione, ha lasciato la sua auto in un recinto di via dei Mirtilli 12. Ah, in via dei Mirtilli 12? Dov'è? Un io non so. Ah, non lo sai, è vicino al numero 10. Ah, 3-10 e 4. Abita quella grandissima botta! No, Rosalia, sul mio onore te lo giuro, questa è una calogna! Ah, è una calogna! Io sono con te, Rosalia! Quel poco che ti rimane te lo vai consumando fuori e io gli occhi ti strappo! Rosalia, gli occhi avevi detto, no, i coglioni! E così, l'onorevole ha parlato col capo della polizia. Il capo della polizia ha dato una bella strigliata al questore e indovina un po' il questore a chi ha fatto il cazziatone? Indovina? Beh, la risposta è facile. L'ha fatto a lei. L'ha indovinato subito. E adesso dimmi a chi devo passare la mano io. Signor commissario, cerchi di capire. Era la mia prima missione e io ce l'ho messa tutta. Insomma, mi volevo mettere in luce. E poi fa bella figura anche a lei. E invece, tu sei caduta nelle tenebre. E io ho fatto una figura di merda. Che mi fai dire? Ma come? L'onorevole nasconde la macchina per non far sapere niente a nessuno e noi andiamo a dirglielo proprio alla moglie. E che moglie poi? Sì, lo so. Senta, dottor, forse sarò stata impulsiva, ma è più forte di me. Per me il dovere è dovere. Ma chi lo dice? Il dovere è dovere. Ma il potere è potere. Hai capito? Vai, amico, ci va, sparisci. Fa il piacere, va. E ti ho detto vai. Non senti che il capo ti chiama? Che è nervoso? No. C'è qualcosa che non va? Tutto non va! Comandi. Ma che comandi e comandi? Qua dentro non funziona niente, il campanello non suona e lo schizza!
Vado a prendere un asciugamano? No, vai a fanculo! Sì. Quell'idiota di Aristide si è messo in testa di farmi sua. Ma io non lo sarò mai, mai, mai! Ah, eccolo, finalmente! Era un po' che vi aspettavo. E voglio comunicarvi, signore, che voi siete grottesco nel vostro abbigliamento. Tu parla quando sei interrogata. Ah, c'è, ma che ti ha dato di volte il cervello? Ma è possibile che ogni volta che vengo qui da te per fare due chiacchiere mi devi fare sta scena? Sì, per voi ho rischiato tutto. Mi sono gettato a capofitto nelle imprese. Ah! Ho rotto anche il cocchio. Valletta! Mi si è rotto il cocchio e tu ridi. Ti sei fatta una risata sul cocchio. Questo è troppo. Ti ucciderò con le mie stesse mani. No! Tu è meglio che stai zitta. Altrimenti ti rompo il canale. No! E tu? Se vuoi provare delle emozioni, stringiti forte a me. Sotto il muscolo dell'atleta, c'è un programma di varietà che ci fa divertire tutto due. Te l'ho già detto, sarò tua solo dopo il matrimonio. Forse. È questo il momento della verità. Ah, oh, ma sei matto! Sul tetto è circondato. E chi se muove? Mamma mia! Quello si mette a spaventa! A riscappa, sa! Ah, allora c'è anche un complice, vero? Ma quale complice? Io va a pagare il letto mio, adesso, lo vedi? Mi sta a fare tutti i detti di Roma! E mo che c'ero quasi riuscito! Mannaggia a te! Oh, mi scusi, sa, ma io credevo che lei fosse un ladro! Che Disgraziati, che fai? Ora esegui una spiegazione di questo tuo strano ed illecito comportamento! Allora, tu sei una lussuriosa! Ti spogli sui tetti! Oh, ma che te strilli? Sto aiutando sto poveraccio che si è preso l'uccello! E me lo vieni pure a dire! Oh! Fermo lei! Dove va? Documande! Jenne. Pisi. Pisi. Jenne, ti sei rimessa, eh? Si è rimessa. Vaffanculo, sempre tra i piedi stai. Ma non lavori mai tu? Io il lavoro non lo proprio penso. Io sto a penso sempre a te. E non puoi pensarci in servizio? Gianna, uffa, basta. Con questo servizio mi tieni fatte due cacciocavalli precisi. Allora, come sta la nostra poliziotta gagliarda e tosta? Bene, grazie. Prego. Dottore, scusi tanto, è vero? Ma i fiori qui presente fanno parte della terapia? Ma c'è, ma sei proprio un burino. È un pensiero gentile, no? No, ha ragione. I fiori servono a curare la psiche. A la quella che? Ci penso io. Mi scusi, ma lei chi è? Permette, dottore. Ci vorrei far conoscere il fidanzato della signorina. Ma dov'è? Presente. Ah, complimenti. Certo che ti sei presa un bello siocche. Dottore, guardiamoci nel bianco dell'occhio e parliamoci dentro nella chiarezza. Quando dici shock, niente tieni a significare che mi stai dando del fesso? Voti bene. Ma tu lo capisci quando parla? Qualche volta. Uè, niente confidenza, eh? Se non le dispiace, la signorina ora dovrebbe riposare. Se vuole essere così gentile ad accomodarsi fuori... Tu non lo fossi a Cece. Io esco. Ma tu esci innanzi a me. Ma certo, però prima devo fare un'iniezione. Momento, prego! Quando dici iniezione, niente tieni a significare che ci vuoi praticare un intramuscolo di culo? Ma no, le faccio un'endovena. Sul tuo onore? Sul suo braccio. Mi fida. Meno male. Jenna, niente paura. Io sto qui fuori come il 113. Di pronto intervento. Simpatico. No, mi dispiace,
ma devi girarti. Ma come? Non me dovevi fare un'indovina? Ma l'ho fatto per tranquillizzare il tuo amico, se no quello non se ne andava più. Io le indovine le faccio solo le vecchie. Ah, sì? Ma una come te? Mica sono scemo. Dai, girati. E questo campanello che ancora non funziona. Momo. Tarallo! Comandi, commissario. Che fai, da qua ti? No, stavo... Ti nascondi? No, perché... Vieni un po' qua, vieni, vieni. È una settimana che dico di far riparare quel campanello, il campanello non funziona. Io suono e lui non funziona. Ma veramente, secondo me funziona. Comandi, chi è? Perché si... Come dice? Che sei? Niente, è uno sbaglio. Via, è uno sbaglio. Come uno sbaglio? Fai un po' vedere il dito. Regolare. Lasci. Se lo tocco io non funziona. Rispondi al telefono. Pronto, commissariato, settima zona. Non so se c'è. Chi è? Un certo dottor Moretti, che gli devo dire? Come che gli devi dire? Gli devi dire? Pronto? Signor questore? 79? Dica pure. Volevo comunicare che la gente Amicucci finalmente si è ripresa e per fortuna è stata già dimessa. Ah, finalmente si è ripresa e per fortuna, che fortuna! Sai che cosa ho fatto? Che ha fatto? Me l'ho rimandata subito. Me l'ha rimandata... E io che ci faccio? Come, scusi? No, dico, ha fatto benissimo, bene! Ecco, mi raccomando, adesso ci penserei, commissario. Ci penso io. Buongiorno. Ci penso io. Da che ci penso? Hai capito? Un certo dottor Moretti. Chiama il questore lui, un certo dottor Moretti. Poteva essere anche un dentista. No! Perché di dottor Moretti c'era solo uno, lui, l'unico, il supremo, il tuo capo. Il nostro capo. Il nostro capo. Il nostro capo, che non ti ha neanche raccomandato, quindi li posso trasferire quando mi pare. Io li posso trasferire anche a Frascati. Magari, abito lì. E tanto abiti lì così. Avanti! Agente Amicucci a sua disposizione. Come vede, mi sono già ristabilita. Lo so. Vieni avanti, Amicucci. Vieni avanti, Amicucci. No, dico, scusa, tu una ne fai e 100 ne pensi. Ma è possibile che una brava ragazza come te si metta ad andare a spasso sui tetti a cacciare gli uccelli? No, io stavo dando la caccia all'uomo, mica all'uccello. Allora l'uccello non c'entra? Sì che c'entra, ma è l'uomo che stava a cacciare l'uccello, mica io. E questo se ne andava in giro sui tetti a cacciare l'uccello? Ma io che gli posso fare? Io so solo che l'ha agguantato e lui non l'ha potuto più cacciare. E meno male. E poi è arrivato Cecè. E chi è Cecè? Cecè è il mio fidanzato. Ah, yeah. Appena è arrivato lui è successo il casino. Che te credo. Ci ha buttato tutto e due di sotto. E così siamo finiti all'ospedale. E grazie, che grazie tante. Vieni, vieni, che qui c'è un lavoretto proprio per te, sai? Ecco qua. Dunque, una ragazza madre ha affidato il suo bambino ad un istituto. L'andava a trovare regolarmente, poi ci segnalano che da 2 o 3 mesi non si è fatta più viva. Ho capito, devo rintracciare. Hai capito tutto come al solito, però guarda che non è facile, Stai attenta a quello che fai. Qui c'è l'indirizzo dell'istituto e qui c'è l'ultimo indirizzo della ragazza. Sarà fatto. Bene. Posso andare? Vai pure, informami. Comandi. Commissario, io me ne posso andare. E che aspetti, la carrozza trallo? Vai. Oh, guarda là. Non vedi? E questa chi è? È una poliziotta, che ne la vedi? Scusa, 4 e 3 7. Che è? 9 di coppe. 4. Queste fanno le multe peggio dei vigili. Oh, io da quella mi farebbe fare la multa tutti i giorni. Guardi un po' laggiù. A quella si metti la mano al culo. Te fa la multa perché ti sei fermato in curva. Signora, buongiorno. Non ho fatto niente, mio marito non lo vedo da 4 mesi. Senta, io sto cercando una certa Anna Tardioli, la conosce? No, non conosco nessuno, non so niente. A me risulta che abitava qui.
Brava, l'ha detto, ci abitava e mo non ci abita più. Ah, sì? E adesso dove è andata? E che ne so io? Ma ci avrà un lavoro, farà l'impiegata, l'operaia, la domestica, farà qualcosa, no? Ah, sì, il lavoro ce l'ha, batte a Tor de Quinto. Ah, signori! E tu che vuoi? Ho sentito dire che stai a cercare Anna Tardioli. Perché? La conosci? Io no, forse Armando. E dove sta Armando? Via con me. Ah, no. E mo che fai, dei fermi? Siamo arrivati, Armando sta lì. Oh. Ciao. Au! Ma sei sicuro che sta lì? Sì, sì, sta lì. Vabbè, ciao. Ciao. Signor Armando? C'è nessuno? Ah! Non toccare! Scusi. Oh, ma che sei morto? Il cuore gli batte ancora. Forse faccio un tempo. Ma questo è sugo di pomodoro. C'è pure il basilico. Ma sto figlio di una mignotta! Ecco, sta giù, ma se fa una bella frittata! Ma che fai, me ne esisti? Topponi! Ma come invece di essere contenta? Io ho fatto la controfigura a Marlon Brando su un tank a Parigi! E sta ferma! Che moriva una scena del burro! No! E voi chi siete? Che volete? Se volemo fidanzare. Ah, ah sì? E allora presentiamoci! A me mi sa che questa non c'è sta. Con te forse. E io ti piaccio. No! Come faccio vedere io come te fa? Yes! Decollo e un paraggio! Vedi un po' se riesci a far sto ciumbo. Oh, questa fa sul serio! Vabbè, raga, io me ne vado, fatemi sapere. Oh, a che ripresa stavo? Ma che ne so, c'è una confusione in testa. Non mi ricordo manco che siamo venuti a fare. Che non mi piace più e mi stai pure antipatica e molto meno e inutile che danni scordi e meno male che le donne c'hanno le mani de fata. Sbruffoni tutti uguali con gli altri. Contestate, fate, dite! E poi davanti a noi non spiccicate una parola! Ma insomma, perché l'hai fatto? Devo riuscire a parlare? Parlerò solo in presenza del mio avvocato! L'avvocato? Devo dare io l'avvocato! L'agente Micucci a sua disposizione! Bel macello che mi hai combinato! Ho letto il verbale che mi hai fatto! Ma ti pare che in quegli ambienti ci si va in divisa? Dovevi camuffarti, no? Guarda i tuoi colleghi quando si camuffano, che belle facce da galera che c'hanno!
Meno male che non hai passato un guaio. Intanto il guaio l'hanno passato loro, perché l'ho stesi tutti. E poi ho anche steso un bel verbale. Tentata violenza carnale nei confronti di una poliziotta in divisa. È roba d'ergastolo, altro che... Io a te lo darei l'ergastolo. A me? Sì. Hai rintracciato la madre del ragazzino? Signor, no. E te pareva? Che bello! Carino, eh? Quanto le assomiglia, signor commissario. A me? Eh sì! E che c'entro io? Mica è mio figlio. Questo è il figlio della madre che non hai rintracciato. Della Tardioli. Appunto. È scappato dalle monache. È un male di famiglia. Fanno a scappare. Hai capito? La madre scappa e non va a trovare più il figlio. Il figlio scappa, vanno a cercare la madre. Stanno sempre per strada. Vieni, bello, vieni. Questo l'ha trovato per combinazione un agente. Pensa un po'. Adesso lo riporti al convento, lo riporti. Lo consegna alle monache, ti fai firmare una bella ricevuta. Così stiamo più tranquilli. E poi continui le ricerche della madre. Però travestiti, capito? Camuffati. Sì, signore. Oh. Beh, andiamo? Mi prendi in braccio? Ma certo che ti prendo in braccio, che qua. Su. Oh. Ti piace così? Da impazzire. Beh, ora però dobbiamo tornare a casa. È tardi, sai? Ma io dalle scuffione non ci voglio tornare, voglio stare con mia madre. Ma che sta a dire? E quelle non sono scuffione, eh? Quelle sono le monachine buone, che te fanno giocare, te danno la pappa. Ci pensano loro perché adesso la mamma a casa non ci sta, no? Eh? Mamma, quando torna? E beh, stasera ci penso io. E te prometto che ti ritrovo tua madre. Sei contento? Jen! Clamorosa svolta nelle indagini. Ecco scoperto il frutto segreto della tua colpa. Giù la maschera, Jen. Quando ebbe luogo il misfatto? Non te posso rispondere perché c'è sta sta creatura. Ah, sì? E allora ne parliamo questa sera, va bene? No, stasera sono di servizio. Di servizio? E a chi ce lo fa il servizio? Al padre del trovatello? Se non la pianti, mi scordo di sta indivisa, te mando... Momento, prego! I bambini ci guardano. Ma chi è sto stronzone? E tu dando sorti fora. E a te? Che te frega? Ma che arriva dalla baronessa dei Carini? E metto lì manco fosse la bisognera strada. E a te chi te protegge? Per cielo. Io se fossi a te in fare l'anta dritta, questa è zona de moglie fuma. E chi è sto moglie fuma? Il vulcano giapponese. È quasi, ma lui gli fuma molto di più, hai capito? Stacci attenta. Quello si te via, te gonfia come una zampogna. Quello te taglia la zinna e te la mette dentro la borsetta, hai capito? Maria, oh, Maria, te voglio fumare. Voglio fumare, poi beh, che volevamo fare stasera? Scioperiamo? No, c'è un incidente di frontiera. Sta signora non va sul territorio nostro. Ci vuole fare concorrenza. Non la vedi che te? Pare il manichino. Ma va batta a macchina. Mando della la moglie fuma, cambia i connotati a sta storcinata. Ma che conosce? Senti po', chi te salassa a te? Nessuno. E tu me volessi dar da intenne che qui ci sei arrivata da sola? Certo. Mi ci ha mannato una mia cugina che sta nel giro. E come si chiama? Anna. Anna come? Anna Tardioli. Buona quella, da raccomando. Tu state zitta e vattene al posto tuo. Quella. E poi andiamo, su, damosi da fare. Andiamo, belle, su. Al lavoro, belle, andiamo. Dai. Mammare. Andiamo, andiamo, andiamo. Chi è? Occhi a me, chi è? Vabbè. Non resti qui, questo è il posto della tua cugina. Stasera lavori qui e poi vedremo, eh? Oh, e se ste sgallettate tornano, che faccio io? Sta tranquilla, non tornano, perché ce lo sanno che me fuma. Ciao, bella.
Ti è stata proprio una fortuna che la fidanzata mia sta di servizio stasera. Così potremo fare il giro turistico erotico della capitale. Ah, io per questo sono venuto dallo paese. Però fino a questo momento non ho visto un bene amato cazzo. Kelm, siamo quasi arrivati. Uè, ciao, Stella. Ma detto Stella, fermati. No, ma che sei imbazzito, quello è un travestito. Andiamo più avanti che troveremo le puttane verecce. Vieni, eccola qui la verece. No, questa è troppo abbondante, quella ti spiaccica, ti soffoca. Uè, e allora? Stai calmo. Guarda questo. Oh, accendete, che me volete sotto così? Uè, ciao. Sì, mo troviamo quelle buone, non ti preoccupare. Uè, guarda qui, quella, voglio quella. La desidero ardentemente. Hai visto come ce ne andate il compare tuo? Tranquillo che adesso te la servo su un piatto d'argento. Sì, sì. Senti, bella biondina, parla un poco con me. Ci siamo già conosciuti noi altri. Dove lavoravi? Dentro nel bar di te? Jenny! Che stai a fare qua, disgraziata? E tu, mignottaro, che stai a fare? Momento, prego! Sono io che conduco l'interrogazione. Che ci fai qui con tutte le cose di fuori? Oh, state zitta che mi fai svagare, io sto in servizio! Non me ne frega niente del servizio a me, hai capito? Avanti, copriti e devi subito via con me! Ma lasciami, stai, vattene via! Guarda che io sono buone che, ma se mi ingazzo divento il braccio violento della legge, io ti do uno schiaffone, sì, sai! Approccia allora! A questo punto siamo arrivati! Tra di noi si è alzata come una barriera. Non ci vedremo più. Addio per sempre. E ciccia il culo. Puttene. Ma falla finita. Fai di freghe. E vattene, ma. E non te ne andare quando parlo con te. Signorina mignotta, mi scusi. Vieni, andiamo via. Ma come andiamo via? Quella mi va bene, la mia testa. Non è il caso. Momento, ma tu l'hai chiamata Jenna? Quindi? E non dire una fidanzata che si chiama Jenna. Coincidenza. Via, dentro. Via, via che. Ah, scusa, se è una coincidenza, perché non ce la fottiamo? Quella vuole 30.000 lire. E le caccio io, no? Ho venduto le capre, sono pieno di soldi. Chiamela. È sifilitica. Scappiamo via subito, lui. Ma senti, sto figlio della sfollata. Ma biondi che se no fai la fine di tua cugina. Di chi? Di tua cugina Anna. Ah, poraccia. Chi avrebbe detto che faceva quella fine? D'altra parte la puncicata del coltello è stata grave. Pora donna. Chissà quanto avrà sofferto. Beh, a me mi sa che ha sofferto di più quell'ubriacone che ha preso la puncicata. Ma io gliel'avevo detto. Lascia perdere il coltello, che te carcerano. Tu sei una signora. E infatti, se te dava retta, a quest'ora non sarebbe finita in galera. Lo sai che ti dico? Che io non c'ho il coraggio di andarla a trovare. No, invece ci devi andare, che gli fa tanto piacere. E c'hai ragione, ci andrò. Beh, adesso va a lavorare, va? Oh, voi tre, venite un po' qua. Andiamo maluccio, eh? Oh, datevi da fare che sennò chiudo e vi metto tutta in cassa integrazione. E che te avvii con noi? Non giro una lira oggi. Stanno tutti a casa a vedere la televisione. Ciao, Bordargo. Mi serve una ragazza per una festa a casa d'amici e tu sai quali. Ho capito, capo. Ce n'è una nuova che mi sembra che fa proprio al caso tuo. E chi è? E cala, qua a biondina. Come ti chiami? Gianna. Non sei mica male però, eh? Grazie. Quanti anni hai? 60. Ma che fai, la spiritosa? 21. E adesso ti porto ad una festa, eh? Che festa? Ah, musica, ballo, amore, erba e tanti bei soldini per te. Erba? Oh, perché mi hai preso per una capa? Vedrai che ti divertirai. Ammazza che bel posto! Il proprietario sarà ricco sfondato. L'hai detto, è sfondato. Ah!
Che ora sono? È ora che ti svegli! Tonino, inutile che lo tormenti. Teo quando è in viaggio non ama la conversazione. Vabbè, ma qualche volta scenderà a qualche stazione, no? Ma che famo qua? Non si fa niente. Mi pare il 2 novembre, mi pare. Federico ci aveva promesso una sorpresa. Sai che divertimento? Eccoci qua, amici. Ferma la musica. Vi presento la più affascinante figlia della strada che ci sia. Si chiama Gianna. Ma chi è? È una mignotta, chi adesso? Chissà che ci avrà più di me qui. Signore e signori, la signorina è stata ingaggiata con il preciso compito di sverginare Tonino. Oh. E si compie il sacrificio al taramo. No! Io ci posso andare! Sono fidanzata! La marcia nuziale! Boni, dunque senti Gianna, se tu riesci a renderlo uomo, ci sono 100.000 per te, eh? Ci penso io. Spoglialo, eccitalo. Oh, tu quando c'è la resurrezione della carne, fai il tuo dovere di maschio, eh? È una parola. Perché ti vergogni anche tu? Dai, no. Su, spogliati, forza! Forza, dai! Forza! Eva contro Eva, facciamo! Tonino, ma non ti si sbava niente! No, scusate, ma io che me ne intendo? In mezzo a sta confusione, con tutto sto pubblico davanti, e neanche uno normale ce la farebbe, figuriamoci poi questo. Lasciateci soli, eh? E vi giuro che riuscirò a far miracolo. Ma allora è finito il divertimento. Ma dai, una volta rotto il ghiaccio io vi faccio pure il bis, va bene? Oh, ma sei proprio sicura? Parola mia, dai, dai, va tranquillo, va, andate, andate. Oh, ma dove andate? No, restami qua. Ma dove andate? Andiamo. Oh, ce l'hai promesso, eh? Parola di puttana. Andiamo tutti via, tutti via! Ma che vuoi fare? Niente, ma quelli chi sono? Tutti figli della mignotta! Disgraziati, drogati, drogati! Drogati? Sicuro, la casa è piena d'erba, ce ne sono qui tanti! Persi in accesso! Ma io non la prendo, sa, perché sono bravo ragazzo, come te! E allora? Vi decidete? Karma, karma, dateci il tempo! Casa Moretti, chi è? Pronto, Alberto? Sono io. Gianna. Scusa se ti disturbo a quest'ora. Se c'è tuo padre, fa finta che è all'ospedale. Gianna, ma cosa ti è successo? Mi è capitato un guaio. Dove sei? Sto al 18° chilometro della via Cassia. Ti dispiacerebbe venirmi a prendere? C'è un distributore, ti aspetto qui. E allora? Niente, e mo chissà che penserai di me, in piena notte, in mezzo alla campagna, conciata così. Mo dico che stai benissimo, e hai delle splendide cosce. No, guarda che hai capito male, tu forse non ci crederai, ma io sto qui in servizio. Beh, io sono arrivata, buonanotte. Dai, Gianna, e non farla stupida, ma quando mai ci capita un'occasione così, dai! Te la vuoi piantare? Sei stato così bravo, mo che vuoi fare? Vuoi rovinare tutto? Sì, sono stato bravo, ma ci vuole bene una ricompensina, non so mica fesso, sai? Gianna mia, dai, palla pulita, vattene! Abbia lì, non insista, se non ce lo sta, lascia perdere. Ma lei di cosa si mischia? Sono fatti miei, sono! Oh, ma che fai, Emeni? Memena, memena! Mi fa piacere che l'hai capito. Basta parlarsi chiaro.
Fermi tutti, Don Cumaretti! Insomma, ti sei recata di notte a Tor di Quinto per indagare su quella Anna Tardioli là! E ho saputo che sta in galera. È da parecchio tempo. Hai capito come siamo organizzati? Sono mesi che cerchiamo quella disgraziata e lei se ne sta tranquilla, al sicuro, in galera, a Rebibbia. E nessuno, dico nessuno, si è preoccupato di avvertirmi. Stia calmo, Antinori! E poi era necessario che ti conciassi in quella maniera lì. Ma è il commissario che mi ha detto di camuffarmi. Di camuffarti? Ma io non mi credevo che mi diventavi la più peripatetica delle peripatetiche. E per poco non nasce uno scandalo. Mio figlio coinvolto in una scazzottata con un pappone. Ma papà, ma cosa stai dicendo? Devo ringraziare il commissario Antinori che ha avuto la geniale idea di portare voi due immediatamente da me. Dovere. Ma c'è una cosa che non capisco. Se tu stavi a battere, a indagare a Tor di Quinto, per quale ragione mio figlio è venuto a prendersi al 18° chilometro la Cassia? Mo! Questo per me è un vero mistero. Senta, io dopo aver scoperto che la Tardioli stava in galera, me ne potevo pure andare. Ma poi è arrivato quello con la Giulia e sono dovuta andare con lui. E se no quello scopriva chi ero e buonanotte al secchio. E allora? E allora mi ha portato in una villa. Io stavo a studiare la maniera di scappare. Ma quando ho svagato che c'era un giro di droga... Di droga? Sì. Subito ha drizzato le orecchie. Ecco, guarda se riconosci qualcuno di quelli che erano alla festa fra queste fotografie. Se c'è, lo riconosco di sicuro. Qui dentro c'è un cervello elettronico. E tu che cosa fai qua? Vai a casa, no? Va bene, non t'agitare, vado via. Ciao, Gianna. Sì, ti saluto. Segui, dottore. Vediamo un po'. Spoglia? Spoglia. Hai riconosciuto qualcuno? Ma questo è Tonino. Tonino il mammola! Fai vedere da qua! Dottore, il mammola. Sì, lo so, è un pesce piccolo, però a questo io gli metterei le manette ben volentieri. A chi lo dice? Ecco quello della Giulia. Fai vedere? Federico Innocenzi, detto Borotalco. Borotalco! Faccia vedere, dia qua! Ecco, ricercato dalle polizie di tutto il mondo, in collegamento con le più potenti organizzazioni mondiali che si occupano dello spaccio degli stupefacenti. Ha pure una bella taglia del narcotico bureau, e lei se lo ricorda, vero? È lui! Ecco, ma... Se ci sbrighiamo, facciamo ancora in tempo a trovarlo nella villa. Bravo, questa è una benissima idea, su! Faccia scattare l'operazione Borotalco, se sbrighi! Buongiorno, eccellenza. Arrivederla. Si copra, baronessa, al fresco. Che caro! Non abusi di me! Donna! Venga con me! Mi è sempre piaciuto l'uomo brutale. Ma cammina in amo, sottone! Però anche non mi serviva! Cammina! Caricateli tutti, caro Moretti! Operazione antidroga a buon fine! Legateli tutti mano ai piedi! La gente mi tuccia il rapporto, commissario! Brava! Mi raccomando, quei innocenti, non fatelo scappare. Ammanettatelo bene, mani e piedi, mi raccomando. L'innocenzi? Sì. Borotalco. Ma io non l'ho visto. Borotalco non c'è. Non c'è Borotalco? Non c'è Borotalco. Borotalco non c'è. E allora? Addio, Maria. Insomma, abbiamo preso i pesciolini, ma non il pesce grosso. Vabbè, ma anche con i pesciolini una bella frittura si può fare sempre. Ma che cavolo va dicendo? Scusami, caro. Prego. No, io parlavo in senso figurato. Dico, una volta fritti i pesciolini e poi il pesce rosso è via fuori, eh. Quelli non parlano Antinori, sono lattarini. Monta, forza! Non ve lo posso... Ti aspetto dentro, vieni a trovare... Tanello! Comandi, commissari. Vedi pochi, eh? Centrale, chiama commissario Antinori. Qui commissario Antinori, passo. Attenzione, Anna Tardioli si trova su un cornicione del carcere, signor commissario. Anna Tardioli? Sì. Minaccia di buttarsi di sotto se qualcuno si avvicina. Sta matta. Ma dai, noi! Tutto subito. Come dice il commissario? No, dicevo, ho capito, va bene. Va bene, allora passo e chiudo. E chiudo pure io qui. Per sempre, chiudi. Tutti a Rebibbia. Sì. A Rebibbia di corsa. Via i fotografi, via! Brigadiere! Qui è un bel edificio! Comandi! Allora cosa succede? Niente da fare, ha tentato il direttore, i vigili del fuoco e fai! E dov'è adesso? È lassù! Lasciatemi stare che mi voglio ammazzare! Ma guarda quella, non sa andare a me, te! Andate via! Via che mi butto, via! Un
che fai qua? Beh. Ciao, papà. Insomma, stanotte non ha dormito nessuno. Hanno chiamato a casa, ero l'unico libero e così sono venuto. Solo che questa storia comincia a scocciarmi. Sono due ore che aspetto. Ma che si butti, la faccia finita. Non mi tocca che mi butto. Ma finiscila di fare sta scena. Gianna, Gianna, ma che fai lì? Scendi giù. Mo' quella è la Micucci. La voglio far finita. Ma di bene, quella ragazza è proprio matta. Ma che se mi sentisse? E che gli devo dire, commissario? È diventata matta. Ma che ti frega? Ferma, sta ferma. E mo' che facciamo, commissario? Come ha fatto ad arrivare lassù? Che cazzo ne so io. No, dico, ma chi ce l'ha mandata? Io no, lo giuro. Ah, tu no, lo giuri, eh? Vattene. Per punto. Levatemi. Ma che fai, li metti in posa? C'è una suicida! Via i fotografi! Questo è un dramma e non si mette in posa! Non mi frega più niente di star mondo! E tu saresti una madre! Amma! Amma, che sei a fare? Ma che hai fatto? Me l'hai portato qui! Ma sei ammattita! Ah, mi sei ammattita io, eh! E tu con figlio così te vorresti ammazzare! Te posso in ammazzate! Luigino mio, cuore di mamma tua! Tesoro, tesoro! Grazie! Grazie, che Dio la benedica! Jenna! Gianni, che fai? Vuoi vedere che niente, niente, ci fosse qualche uccello anche là sopra? Gianna, scendi subito! Largo! No! Lasciatemi stare! Lasciate passare, per favore! Ma perché non via! E tu che vuoi? No! Un momento! No, no! Non c'è niente! Ferma! Ferma! Su, stai calma! No! Ora spogliati che ti devo fare una visita di controllo! No, non ricominciare, eh! Lo dico, scherzi! Ma che vuoi? Dopo quella caduta ti si può essere rotto qualcosa! Te lo dico io che mi sei rotto! Ma la vuoi finire, sì o no? Gianna, tu sei in uno stato confusionale! Io ti devo controllare a fondo! No! Ti devo vedere bene! Ma che devi vedere? Lasciami perdere che io... Io devo l'occhio! Ma che sei, un maniaco sessuale! E va bene! Allora mi costringo a usare la maniera forte! Ah sì, eh? Ma va a morire ammazzato! Che è successo? Tutto bene, non è successo niente. Che dobbiamo fare, dottor? C'è un dottore. Rivelati i segreti più intimi della polizia. Primo piano di una coraggiosa poliziotta. Spettacoloso striptease di un agente della polizia femminile. Sciacalli! Il solito sistema scandalistico per alzare le tirature. No, qui si alza tutto, caro dottor Moretti. Sa che le dico? Che questa ragazza mi terrorizza. A me invece mi arrazza. No, volevo dire, mi esaspera. La faccia venire, la faccia Vai entrare. Entrare, amicucci, dai. Accomodati, accomodati. Hai visto qui che roba? Ma che è colpa mia? No, non è colpa tua, lo sappiamo. Anzi, tu sei stata bravissima. Ma intanto la polizia viene ridicolizzata, eh? Ma come? E io che credevo di meritare una promozione. Ma se quella disgraziata si è salvata, è tutto merito mio, no? Gianna, cerca di capire. Personalmente io ti dico grazie, ma al ministero se ne fregano. Per loro conta solo lo scandalo. L'istituzione è messa in ridicolo. Mi hanno telefonato, sai. Oltretutto hanno detto che le tue mutandine non sono nemmeno regolamentari. Insomma, dopo che ho salvato quella poveraccia, ma che ci avete intenzione di farmi adesso? Cacciarmi via dalla polizia, trasferirmi, processarmi, me lo dica lei! No, solo che dovrei occuparti di lavoretti più leggeri, di carichi più semplici, che ti devo dire, sedentari. No, io a sedere sto male. Ma tu a sedere stai bene, e come? Ad ogni modo vedremo di sistemarti. Sicuro, perché la ragazza è brava, merita, è coraggiosa. Dottor, come la mettiamo? Ah, per me come la mettiamo? La mettiamo! Sta sempre bene! Ma tu guarda se una poliziotta come me si deve occupare delle motociclette rubate! E no? Vedi che quello si è perso un'altra volta l'uccello! E da chi? È il suo! Poveraccio! Oh, ma che hai fatto? Tu sei perso ancora? No, non è che mo sono riperso e che non lo sono mai acchiappato. Aspetta, ma vengo io che so più pratica. Oh,
e come faccio a salire? Ah, voi due, datemi una mano. Dai. Alzatemi, dai, forza. Su. Su. Oh, ammazza che buona. Sha, tu conosci. Allora, dove sta il volatile? Boh, stavo qua. Tranquillo, mo lo becco io. Non ti muovi, se. Gian, e che sta a fare l'uniforme? Loro d'arco. Ma pure le mignotte se mettono in divisa. Ma ho capito che c'è tutto, Marotoli. In nome della legge, fermo! Sì, piami! E mo, l'uccello mio! Non ti preoccupare, un giorno o l'altro lo prenderò l'uccello tuo, te lo prometto! Dai, sbrigati, dobbiamo prendere Puro d'arco. Per l'uccello! Ma che dici? E sali! Seguiamo con la macchina, forza! Sì! Che stai a fare? Io? Che ne so? Fermo te! Almeno piano piano sta curva, no! Come traversa. Ci ho preso! Chiama la centrale! 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 No! Oh! Oh! Oh, no, aspetta! Qui, commissario Antinori. Bene, amicucci, non lo perdere di vista, arriviamo subito! Passo e chiudo. Che roia, nulla, eh? Speriamo bene, commissario. Oddio, la curva! Che qui se siamo giocati da tredicesimo. Disgraziati! E mo chi glielo dice lo principale? Fai presto, fai presto! Casco! Ma se ne ammazzate! Ma delinquenti! L'avevo appena comprato, sto giornale era nuovo! Accelero! Accelera, ti dico, superali! Dobbiamo arrivare prima di attirare, hai capito? Ma quello è il dottor Moretti! Ci è superato! Allora ce l'ho fregato! Dai, ricappalo! Dai, dai! Non si preoccupi, dottor Moretti, la chiappo io, sia comodo! Piglia quel generatore! Superali!
Ma che fate, Guzzi? Che attrezzi che sono, vai! Ha invertito la marcia. E noi che fa? Mandiamo la ostia a passare il bagno? Se ti fai pagare ti levo la patente! Segui il commissario! Cara, quando sto con te mi sembra di viaggiare. Anche a mia madre. Mi sembra che questa macchina perda colpi non va più bene. Devi far guardare il carburatore. Sì, dottore. Oh. Oh, beh. Buongiorno. Buongiorno. Che volo che abbiamo fatto. Oh, ma che sei stanco? Un po'. Che faccia tosta, ma sono guidato sempre io, ma va. Oddio, che bello. Oddio, che bello. C'ho un peso in testa. Che bello. Ti dichiaro in arresto, Borotalco. Che ti chiedi? Andiamo. Dove? In tale circostanza è doveroso sottolineare il coraggio e lo spirito di abnegazione di tutte le forze dell'ordine, nessuna esclusa, impegnate quotidianamente a sostenere l'impari lotta contro la criminalità dilagante in difesa della sicurezza e della libertà del cittadino. Noi tutti riconoscenti desideriamo dunque premiare gli atti di autentico valore di questi uomini e in particolar modo delle donne dei corpi di polizia femminile come appunto la signorina Gianna Amicucci, la quale ha contribuito con il suo valoroso gesto a spegnere e a soffocare uno dei più pericolosi focolai della delinquenza di questa città. Zitto un po'. È con nostra immensa gioia e noi ora commossi e riconoscenti ci accingiamo ad insignire della medaglia d'oro l'assistente di polizia Gianna Amicucci, che ha destato l'ammirazione di tutte le maggiori autorità civili, militari e religiose del paese tutto. Quale benemerito. Chiudi quelle gambe. Non vedi che ti stanno guardando tutti, anche gli onorevoli là. Beh, finalmente degli onorevoli sani. Dimostrando sprezzo del pericolo e ammirevole abnegazione ai propri doveri di cittadina italiana. Questo volenti, da una mano per favore. No, come no! Ma che fai, papà? Piangi. Venga, signorina. Ecco, andiamo. No, lei stia comodo, prego. Sì, sto comodo. Complimenti. Rallegramenti, cara. Grazie, onorevole, grazie. Molto bene, figliola. Continua così. Bella e brava. Ed etiam bona. Bella, brava e buona. Dove gliela appunto? A destra o a sinistra? Oh, fa lo stesso. Dovunque gliela appunta sta sempre bene. Anche questo è giusto, Eminenza. Allora mettiamola qui. Mamma mia, c'è l'uccello di fuori. Ah, ma stavoltalo via, sai? Gianna! Di qua! Ma che succede? Eccola! Allo! Comandi! Sperallo! Comandi! Oh, oh,
Organizza una squadra di uccellatori e procede alla cattura, svegliato! Sì, sì! Eccolo! Spera questa confusione! Calmi, calmi! Non siamo mica a Montecitorio! Ci penso io! Lo prendo io, commissario! Lo prendo io! Fate largo! Levatevi di mezzo che ci penso io! L'uccello aiuto! Andiamo, non urlo, 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 non non lo chiede! Sta a tendere un acciaccallo! Non è mica merda! Silenzio! Lenta manovra da cerchiamento! Piano piano! Prendi! Onorevole, lega le mani lunghe, lo prenda lei! No, l'uccello lo prendo io, l'ho promesso! Opa! L'ho presa! È stata bravissima finalmente! C'è riuscita! Danno a fatto, caso strano, che l'uccello l'ha presa in mano! Stop!